Deianira Marzano racconta come sarebbero andate le cose tra la Codegoni e la star di Elite. E di qualche giorno fa la paparazzata fatta a Sofì Codegoni in compagnia della star della serie spagnola Elite Aaron Piper. Ebbene, Deianira Marzano ai microfoni di Radio Marte da Gabriele Parpiglia ha spiegato come sarebbero andate le cose tra i due e come l'avrebbe presa Alessandro Basciano. Sofì Codegoni e il noto attore Aaron Piper, attore di Elite, l'incontro risale ai primi giorni della Fashion Week dove c'è stato il primo flirt fra di loro. Una prima conoscenza, Sofì inizia a parlare di questo ragazzo con il suo migliore amico. Successivamente lo incontra di proposito all'evento Discord. Per un pelo non si incrocia con Alessandro Basciano, anche lui presente all'evento. Sofì e Alessandro dopo un riavvicinamento non starebbero più insieme da un paio di settimane. Attualmente Basciano e Sofì non stanno insieme. Si sono lasciati circa una quindicina di giorni fa. Hanno riso e scherzato la Codegoni e Aaron. E l'amico di Sofì, imbarazzato, anche perché conosce Alessandro Basciano, voleva appunto andare via perché la situazione era sfuggita di mano tra i due. Si facevano battute e apprezzamenti. Diciamo che era scattato il colpo di fulmine. Ecco. Queste informazioni ce le ho perché le ho avute da una persona vicinissima a Sofì, uno dei suoi migliori amici. Non possono essere smentite. Assolutamente. L'amico di Sofì vedeva troppa complicità tra i due. Infatti quella sera le dice andiamo via. Vedo troppa confidenza. Perché anche lui conosce Alessandro, quindi si sentiva in imbarazzo. Poi si sono recati a Palazzo Parigi, noto hotel di Milano. Sofì si confida con l'amico dicendo quanto fosse presa e attratta da Aaron Piper e quanto le piacesse. Tant'è che la seconda sera si vedono di proposito al Lucid, un locale noto dove si va solamente per invito. C'erano personaggi famosi. È un club. Passano tutta la serata vicini. Avete visto le mie foto? Tra sguardi e sorrisi e scatta il primo bacio. Sì, si sono baciati. C'è stato proprio un colpo di fulmine. E ancora, sono sicura al 100%, ma stiamo scherzando. È nata una nuova coppia. Scatta il primo bacio ed escono mano nella mano. Si recano di nuovo a Palazzo Parigi. Lì c'erano anche due TikToker e lei rimane lì con loro due e altre persone. Una persona che lavora lì mi ha confermato tutto. Loro sono rimasti lì fino alle 7:20 al bar del mattino a bere con questo gruppo di amici. Poi sono andati via gli amici e loro sono saliti in camera. Lei ha lasciato l'hotel alle 14:30 della domenica. Non sappiamo cosa sia successo tra di loro, però lei è rimasta lì. Come l'ha presa Basciano? Alessandro è a conoscenza di tutto questo. Le cose andavano male da un po', è vero. Alessandro ha avuto una doccia fredda. Non si aspettava che sarebbe accaduto tutto questo. Le cose di Sofì sono a casa loro. Alessandro aveva chiesto alla Colf di sistemare tutte le sue cosine proprio perché sperava in un ritorno. C'è anche da dire che Basciano ha smesso di seguire Sofì su Instagram dopo queste parole della Marzano e poco dopo anche la Codegoni ha smesso di seguire lui.